Buongiorno a tutti, bentornati al Quirinale, siamo nella sala dei corazzieri, da qui seguiremo insieme questa mattina la cerimonia dedicata al giorno della memoria, al ricordo della Shoah. 27 gennaio 1945, 76 anni fa, veniva liberato il campo di sterminio di Auschwitz e soprattutto veniva svelato al mondo l'orrore del genocidio nazista. Bene, una cerimonia che è un appuntamento annuale qui per il Quirinale che resta un giorno speciale ogni anno e lo dimostra il fatto che anche quest'anno è rimasto come un appuntamento nell'agenda del Presidente della Repubblica, nonostante il momento sia particolarmente difficile, momento per organizzare eventi ai quali debbano partecipare più persone e nonostante la crisi di governo. Come sapete, ieri il Presidente del Consiglio Conte ha rassegnato le dimissioni, ha rimesso il mandato nelle mani del Capo dello Stato e da quel momento che la crisi di governo è passata alla gestione del Presidente Mattarella. Dunque oggi pomeriggio qui cominceranno le consultazioni alle 17 e come vedete però la cerimonia della Shoah è rimasta un appuntamento da rispettare, da onorare. E se guardate la sala alle mie spalle sarete abituati a vederla affollata, piena di persone. Bene, questa cerimonia è stata organizzata con qualche difficoltà, con pochissimi posti, una ventina al massimo, una ventina di sedie riservate alle massime autorità. E poi vedete la sala è divisa in tre parti da una scenografia particolare che separerà questi gruppi di persone ulteriormente. Ci sono soltanto due musicisti, un pianoforte e un clarinetto che ci accompagneranno con alcuni brani musicali. Vi dicevo delle massime autorità, sono arrivati qui al Quirinale, sono già arrivati sia il Presidente del Consiglio Conte, sia i presidenti delle Camere, la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera Roberto Fico, che torneranno, come vi dicevamo, nel pomeriggio, la prima alle 17, il secondo alle 18 per dare il via così in questo modo alle consultazioni che dureranno fino a venerdì pomeriggio. E, dunque, come saranno organizzate? Possiamo forse anticiparvelo, visto che c'è qualche minuto di ritardo sull'inizio della cerimonia. Funzioneranno così che domani mattina verranno ricevuti i gruppi più piccoli, i gruppi minori e poi via via i gruppi parlamentari a seguire nel pomeriggio, mentre venerdì mattina ci sarà un'altra pausa perché il Presidente della Repubblica è impegnato nell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Cassazione. Dunque ci sarà ancora una piccola pausa per poi finire sui gruppi maggiori, il centrodestra che ha già annunciato che salirà al colle insieme, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega e poi si chiuderà con il gruppo dei 5 Stelle. Ma questa mattinata invece resta dedicata al ricordo delle vittime della Shoah. E vi anticipo i partecipanti a questa giornata. Questa cerimonia sarà condotta dall'attrice Leonora Giovanardi, poi prenderanno la parola lo scrittore e insegnante Edoardo Affinati, ci saranno delle letture di alcuni brani e l'intervento di Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. E poi avremo anche il piacere di ascoltare ancora una volta una testimonianza importante
che è spesso chiamato a ricordare la Shoah, a ravvivare la memoria soprattutto dei più giovani, ed è Sami Modiano, un ospite veramente gradito e atteso qui al Quirinale, che verrà intervistato fra poco. Ci sarà anche un intervento della Ministra dell'Istruzione Azzolina, perché sapete che a questa giornata è sempre stato abbinato un concorso promosso dal MIUR, al quale partecipano tantissime scuole italiane con dei lavori, ma in passato, finché si è potuto fare, insomma prima della pandemia, venivano inviate delle scuole a visitare Auschwitz. Al loro ritorno, diciamo, questa testimonianza diventava un concorso promosso dal MIUR. Naturalmente questi viaggi quest'anno non si sono potuti tenere, però il concorso è rimasto in piedi, le scuole stanno partecipando a questa giornata e quindi a mantenere viva la memoria di questa giornata. Naturalmente ci sarà, al termine di questi interventi, la parola passerà al Capo dello Stato, che presumibilmente dedicherà il suo intervento, lo terrà stretto su questa giornata, avendo lui voluto mantenere l'impegno integro rispetto a un'agenda che vi stavamo descrivendo, veramente molto, molto affollata e molto complicata. Immaginate quanti contatti ci siano in queste ore, ci siano stati tra il Presidente della Repubblica e anche il Presidente del Consiglio, che più volte è salito al Quirinale, più volte ha condiviso con il Capo dello Stato l'avviarsi e poi gli esiti di questa crisi, che appunto è ancora in corso e che noi vi continueremo a raccontare durante tutta la giornata negli spazi propriamente più informativi dei telegiornali. Adesso sta entrando il Presidente della Repubblica, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Stanno prendendo posto, come vedete è una cerimonia molto sobria, persone distanziate, i saluti sono complicati a distanza. Ecco, manca qualche minuto e stiamo per cominciare. Il treno si ferma, gli sportelloni si aprono, incominciamo a scendere e qui c'è una prima selezione. Noi restiamo con la nostra mamma. Andre ed io siamo state risparmiate durante la prima selezione. Sembra che Bengele ci abbia scambiate per gemelle e lui aveva bisogno di gemelli per il suo, virgolettato, lavoro. Tatiana e Andra Bucci sono due sorelle ebree di Fiume, caricate a forza su un treno con destinazione Polonia. È il 1944, hanno 6 e 4 anni. Un bosco di betulle separa i due campi di sterminio alla fine delle rotaie, Auschwitz e Birkenau. È qui che arriva il vagone su cui viaggiano le due bimbe. Riusciranno a salvarsi, ma sono oltre 6 milioni le persone che non torneranno mai più nelle loro case, vittime dell'obiettivo folle del Führer, l'eliminazione di tutti gli ebrei dall'Europa. L'odio si costruisce prima con i boicottaggi dei negozi, poi con l'isolamento, i ghetti. In una notte del 1938 vengono date alle fiamme contemporaneamente sinagoghe, case e centri culturali ebraici in Germania, in Austria e in Cecoslovacchia. È la notte dei cristalli. La campagna di discriminazione è diventata odio e nelle mani di un unico leader diventa legge.
anche in Italia, in quel 1938, gli ebrei diventano nemici di Stato. L'ebraismo mondiale è stato un nemico irreconciliabile del fascismo. È un odio antico quello della Germania nazista, quello di chi non ammette le diversità di culto, di radici o di orientamento sessuale. È un'onda che dal largo della Grande Guerra spinge e si ingrandisce fino ad infrangersi in un progetto criminale. Lo sterminio di massa, sistematico. La creazione di fabbriche della morte, verso le quali, dall'autunno del 1943, saranno avviate anche le vittime italiane della persecuzione fascista. E io almeno sono tornata. E tutte quelle povere compagne e altre che non sono più tornate. L'attesa della morte è fatta di umiliazioni, di fame e nudità. I prigionieri vengono resi tutti uguali, tutti spogliati di ogni traccia di umanità. Mi rivedo qua, nuda, privata di tutto, della mia dignità, della mia personalità, di tutta la mia sembianza umana. Sono passati 77 anni da allora, ma l'odio riesce ancora a trovare voce per le strade di molte città e nelle parole di chi non ha memoria. Cristo Luco! Quella di Auschwitz è una storia che dobbiamo continuare a raccontare. Quando i tedeschi hanno invaso il villaggio, avevamo la sensazione che fossero più gentili della nostra polizia e che avessero un comportamento corretto. È vero, alcuni ufficiali erano altezzosi, ma è normale per dei conquistatori, dicevano gli anziani del paese che ne avevano già visti altri nella loro vita. A Olovka vivevano 5 famiglie ebree con cui loro si comportavano diversamente. Li hanno tirati fuori di casa e messi in fila anche gli anziani, le donne e i bambini, e li hanno fatti marciare per il paese. Chi non riusciva a camminare era costretto a strisciare, ma, a parte questa umiliazione, non ci sono state altre brutalità. La sera sono tornati nelle loro case. In paese c'era imbarazzo misto a una gioia maligna. Quella strana marcia sembrava un tormento divertente, ma niente di più. Fanno bene a rammentare agli ebrei che devono comportarsi umilmente e correttamente e non arricchirsi a spese dei poveri, diceva mio padre con tono sicuro. Un giorno i tedeschi hanno di nuovo portato gli ebrei fuori di casa e li hanno fatti marciare per il paese, ma questa volta agli uomini e alle donne è stato ordinato di ballare e abbracciarsi. La scena era divertente, tutti ridevano, persino i ciechi e i sordi. Questo divertimento è durato circa 2 ore e alla fine è stato loro ordinato di tornare a casa. A ogni giorno il comandante veniva e si inventava una tortura nuova. Una volta hanno portato un maiale sulla piazza e hanno ordinato agli ebrei in marcia di ballare intorno a lui, di chinarsi e baciarlo. Tutti ridevano a crepapelle e aspettavano con ansia lo spettacolo successivo. Si è andati avanti così per 3 settimane, forse di più. Nel frattempo, 2 anziani sono morti perché non reggevano alle marce e un giovane di nome Max, mio compagno di scuola, è uscito di senno. Una donna, uscita di senno pure lei, ha maledetto i soldati e li ha chiamati selvaggi. Le hanno sparato nella pancia. Poi il comandante è partito e il suo vice ha lasciato tranquilli gli ebrei. Hanno riaperto i negozi e sembrava che le torture fossero finite e la vita fosse di nuovo quella di prima. Era solo una pausa, come si è presto capito. Il comandante è tornato. E l'indomani ha ordinato agli ebrei di radunarsi nello spiazzo in abito da festa. Questa volta sono stati fatti marciare verso il fiume. Poi
Le hanno ordinato di entrare. Chi non entrava veniva spinto dentro. Il fiume Nistro non è grande, ma è profondo. Gli anziani e i bambini sono affogati quasi subito e chi tentava di nuotare è stato fucilato. Il fiume trasparente è diventato rosso, si udivano le grida. Ma ben presto si sono zittite. Così sono morti gli ebrei di Olovka. Questo è un brano tratto dal romanzo Il partigiano Edmond del grande scrittore Aaron Appelfeld, pubblicato in Italia nella bella traduzione di Elena Löwenthal. È un brano crudo nella sua semplicità e ci trasporta immediatamente nell'atmosfera cupa e violenta degli eccidi di massa degli ebrei durante l'avanzata dell'esercito tedesco verso est. Questi eccidi, compiuti da unità speciali delle SS, provocarono 1,5 milioni di morti e furono l'avvio del piano su larga scala di distruzione degli ebrei d'Europa e di altre minoranze. Era la prova generale della Shoah. Infatti, poco tempo dopo, cominciò a sorgere il sistema dei campi della morte, dove lo sterminio venne freddamente e brutalmente pianificato. Siamo qui, al Quirinale, ospiti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la ricorrenza del Giorno della Memoria 2021, dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Buongiorno alle autorità presenti e buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci seguono da casa. Voglio ringraziare Rai Cultura per il toccante ed emozionante filmato introduttivo. Ogni volta che torniamo doverosamente indietro con la memoria a quella stagione senza precedenti di violenze, di sopraffazioni e di stragi, davanti ai nostri occhi attoniti si spalancano le porte dell'inferno. Eppure, l'eco di parole, di emblemi, di simboli, di idee, di quell'oscuro e mostruoso passato trovano ancora oggi, in alcuni ambienti, soprattutto giovanili, simpatia, attrazione o, peggio ancora, fascinazione. Eraldo Affinati è uno scrittore e soprattutto un educatore. Il suo ultimo libro, scritto con Marco Gatto, ha ricevuto il premio Cesare Pavese e si intitola «I meccanismi dell'odio, un dialogo sul razzismo e i modi di combatterlo». Ascoltiamo la sua riflessione introduttiva. Signor Presidente della Repubblica e autorità politiche, il Giorno della Memoria e Ricordo della Shoah è stato istituito in Italia nel 2001 grazie a una legge dell'anno precedente, quindi prima della risoluzione presa dall'Assemblea delle Nazioni Unite, che è del 2005. E questo ho sempre pensato facesse onore al nostro Paese, che come tutti sappiamo non può chiamarsi fuori rispetto allo sterminio industriale e amministrativo, è un'espressione del filosofo Theodor Adorno, di milioni di persone, avvenuto alla metà del Novecento nel cuore dell'Europa civilizzata, visto il nostro diretto coinvolgimento nella sciagurata alleanza con il regime nazista, che determinò l'emanazione delle leggi razziali del 1938, quando, per fare un solo esempio, tanti bambini furono costretti ad abbandonare le loro aule da un giorno all'altro, solo perché erano ebrei. Ricorderò sempre l'emozione che Piero Terracina, uno degli ultimi testimoni di cui sono stato amico, scomparso poco più di un anno fa, suscitò nei miei studenti alla Città dei Ragazzi di Roma, quando lo accompagnai di fronte a loro a raccontare la sua storia, dal momento della forzata interruzione scolastica alla vera e propria deportazione, fino alla terribile esperienza del Lager. In questi 20 anni, dalla prima edizione del Giorno della Memoria, dobbiamo ammettere che la consapevolezza dei giovani al riguardo è indubbiamente cresciuta, anche grazie all'opera di tanti insegnanti impegnati a far conoscere ai loro studenti le atrocità degli eventi accaduti. Eppure il ritorno della lebbra antisemita e negazionista è sotto ai nostri occhi, con la dolorosa recrudescenza del razzismo neofascista e neonazista, spesso amplificato dalla dimensione digitale, dove l'offesa all'insulto, anche per un deficit legislativo che dovremmo superare, sembrano affrancati dall'obbligo del risarcimento.
È vero, ogni generazione ricomincia da capo e noi adulti, qui parlo come educatore, non dovremmo mai dare niente per scontato, soprattutto adesso che i protagonisti diretti sono sempre di meno e noi venuti dopo siamo chiamati a raccoglierne il testimone. Ma loro avevano la legittimità per parlare. Noi dovremmo conquistarcela. Come possiamo fare? Ci sono due modi: studiare le fonti e guidare i nostri ragazzi alla perlustrazione dei luoghi dove avvennero i massacri. Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Sobibor, Treblinka. Questi sono terreni sacri, come li definì Gunther Anders, avvicinabili solo attraverso categorie demoniache. Certo, ma anche Fossoli, la risiera di San Sabba, il campo di transito di Bolzano, il carcere di Via Tasso, le fosse ardeatine. Soprattutto dovremmo capire che la Shoah si può ripresentare in forme nuove, diverse dal passato, ma non meno efferate. Per la prima volta nella storia dell'umanità si è ucciso a catena, come si costruiscono le automobili. È un'immagine evocata da Zygmunt Bauman in un libro intitolato «Modernità ed Olocausto». Milioni di persone, ebrei, oppositori politici, cosiddetti asociali, omosessuali, senza dimenticare il popolo rom, vennero gassate e bruciate nei forni crematori all'interno dei campi di concentramento sparsi in tutta Europa. Ma lo sterminio era cominciato già molto prima, in Germania, con l'eliminazione dei malati mentali mediante iniezioni letali, la famosa operazione T4. La ferocia nazista si mostrò poi con le eliminazioni caotiche, come le chiama Leon Poliakov. I reggimenti speciali si spostavano in piccoli drappelli sulla linea del fronte russo, entrando nelle città conquistate dai nazisti insieme alle avanguardie della Wehrmacht. Mitragliarono a sangue freddo migliaia di ebrei davanti a enormi buche. Del resto, i rastrellamenti dei ghetti polacchi implicavano la fucilazione sul posto di vecchi, donne e bambini. Naturalmente sapevamo che gli individui della nostra specie possono commettere i delitti più atroci, ma la Shoah ha rivelato la parte terrificante dell'essere umano. Le selezioni avvenivano sin dal primo arrivo dei deportati sulle banchine ferroviarie e potevano causare la loro morte immediata. Il medico nazista si metteva al centro e con un cenno della mano divideva la fila fra donne e uomini, bambini e adulti, sani e malati. Da una parte si andava al campo, dall'altra al gas. Nel lager tutto era orribilmente organizzato. C'erano le SS, demoni inaccessibili e solenni agli occhi dei reclusi. C'erano i capoblocco, i prigionieri eletti a dittatori assoluti. C'erano i Sonderkommando, ai quali veniva affidata la gestione dei crematori. Il capo baracca aveva un potere illimitato sui prigionieri, controllava i pasti, verificava l'appello, eseguiva le punizioni corporali. I grandi scrittori dell'universo concentrazionario sono diventati punti di riferimento assoluto, non soltanto per chi, come me, è nipote di un partigiano fucilato dai nazisti e figlio di una donna riuscita a fuggire dal convoglio maledetto, anche per ogni essere umano, da Primo Levi a Robert Antelme, da Jean Améry a Tadeusz Boronski, da Margaret Buber-Neumann a Etty Hillesum, da David Rousset a Jorge Semprún, da Elie Wiesel a Ruth Kluger. Grazie a loro abbiamo decifrato i numeri tatuati sulla pelle, le schedature, la fame, le mutilazioni permanenti, la tortura sistematica, gli appelli, le impiccagioni. Sono stati questi straordinari salvati, per usare l'immagine coniata da Primo Levi nel suo libro Testamento, a farci comprendere il gorgo dove sprofondarono i sommersi. Senza di loro non avremmo memoria dei pezzi di pane nero, le brodaglie, i calci, le bastonate, le fustigazioni, gli assiderati, i lavori forzati, i cani addestrati ad azzennare i prigionieri, i famigerati esperimenti genetici su gemelli del dottor Mengele. Il cupo mistero di quanto accadde in Europa non è per me separabile dalla mia stessa identità, scrisse George Steiner. Oggi, 76 anni dopo, noi siamo come i giovani soldati russi a cavallo che alla fine del gennaio del 45 per primi avanzarono fra i reticolati. Continuiamo a procedere guardinghi, oppressi da quello che Primo Levi nella tregua definì un confuso ritegno. I carnefici non erano soltanto sadici.
altrimenti sarebbe più facile liquidarli oggi. Si trattava, come ci ha spiegato Christopher Browning, di persone ordinarie che aprirono e chiusero una parentesi nella loro vita. Questo ci obbliga a riconsiderare le nostre esistenze. Ricordiamo sempre l'espressione banalità del male, divenuta proverbiale, usata da Hannah Arendt per definire l'azione dell'oscuro burocrate Adolf Eichmann. Dietrich Bonhoeffer, teologo antinazista, fatto impiccare da Adolf Hitler nel lager di Flossenbürg poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, aveva sperato che le generazioni future potessero imparare dalla tragedia del totalitarismo. Così purtroppo non è avvenuto. Alcune sue parole preziose dovrebbero essere al centro di ogni patto educativo. Per noi il pensiero era molte volte il lusso dello spettatore, disse. Per voi sarà completamente al servizio del fare. Si tratta ancora oggi di un compito ineludibile. Dovremmo intervenire appena vediamo l'oltraggio dei principi democratici in cui crediamo. Non basta eseguire il mansionario. Bisogna assumere la responsabilità dei contesti in cui operiamo. Adesso, qui ed ora, nella vita privata e pubblica, non chissà quando e dove. In tale prospettiva Auschwitz non è solo alle nostre spalle, è anche sempre più davanti a noi. Grazie. Grazie mille a Eraldo Affinati per questo intervento denso e lucido. Grazie mille. Il totalitarismo ha sempre voluto influenzare tutti gli aspetti della vita dell'uomo, compresa l'arte. L'ossessione nazista di estirpare l'influenza ebraica dall'arte tedesca ha colpito retroattivamente delle pietre miliari della storia della musica, come Felix Mendelssohn, morto nel 1847, e Gustav Mahler, scomparso nel 1911, le cui opere, bollate come arte degenerata, sono state vietate in tutto il Reich. Ora noi ascoltiamo un pezzo sublime di questa musica degenerata di Mendelssohn. L'andante dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Claudio Cavallaro al clarinetto, Massimo Spada al pianoforte. Thank you.
Ora la parola a Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, un'organizzazione che da sempre è in prima fila nel custodire e nel tramandare la memoria. Signor Presidente Mattarella, signora Ministra Azzolina, autorità, carissimi sopravvissuti e ragazzi, tutti qui con noi idealmente. Questa sera e domani si celebra la festa ebraica dedicata agli alberi e alla natura. Tu Bishvat, il 15 del mese di Shvat del calendario ebraico, data definita dai nostri maestri come capodanno degli alberi per il conteggio di 4 anni per il tributo all'epoca di frutti agricoli alle esigenze collettive e sociali, una sorta di tax day. Poi nei secoli sempre più affermata come festa del legame con la terra anelata di Israele, di piantumazione e affermazione di una rinnovata presenza nel rinato Stato ebraico, declinandosi come celebrazione di sostenibilità e responsabilità ambientale e oggi sempre più come simbolo dell'esistenza umana assimilata ad un albero. Perché racconto questo? Perché all'indomani della liberazione di Auschwitz nel 1945, Tu Bishvat è stata la prima festa ebraica vissuta in libertà. Cadeva il 28 di gennaio. Certo, libertà che non consentiva, per le condizioni in cui si trovavano i prigionieri liberati, di festeggiare con gioia, né con alberi che sbocciavano in fiore. Ma era la fine della notte più buia dei tempi. Il buio che ha divorato ogni primordiale concetto della stessa creazione del mondo e di funzione assegnata all'uomo rispetto a sé e alla natura. Ma era un giorno comunque speciale, perché quel giorno anche gli alberi respiravano un'aria diversa, non più quella intrisa di cenere umana. E con questo pensiero desidero soffermarmi sul dovere sociale della ricorrenza odierna, stabilita nel 2000 con legge del Parlamento italiano. Ha una funzione esattrice di un contributo morale, annuale, di maturazione di un frutto che si chiama responsabilità collettiva. Perché è solo attraverso la conoscenza della verità, l'ascolto con cuore e mente di quanto accaduto allora, che si può maturare un atteggiamento responsabile per l'oggi. Ed è attraverso un momento dedicato alla memoria e alla storia, anno dopo anno, che si rinnova questo impegno di ciascuno di noi. E ben capiamo che l'appuntamento annuale presuppone un fattivo impegno lungo l'intero anno, altrimenti nessun frutto verrebbe a maturare. 6 milioni di ebrei furono sterminati, 1,5 milioni di loro alberelli appena piantati, le cui radici si nutrivano di amore per la vita, di canti e preghiere millenarie, sradicati e arsi nel silenzio dell'indifferenza. Il loro ricordo, affinché non vi sia mai più un albero sradicato e senza frutti, è fissato questo giorno di memoria collettiva italiana, non solo di ascolto della storia tormentata altrui del popolo ebraico, una elaborazione che chiama ciascuno, specialmente voi ragazzi e giovanissimi, ad attivarvi, ad ascoltare quegli alberi sopravvissuti che hanno resistito incredibilmente al peggiore uragano, ad alimentare le radici di quanto avete piantato con studi ed iniziativa, con convivenza e capacità di ragionare con le vostre menti, con la capacità di non restare indifferenti alle morti di chi ancora oggi è perseguitato, ma anche rispetto alle morti per il nulla di ragazzi trascinati in fenomeni imitatori sui social. Anche quelle sono vite rubate da uno spietato potere che ancora non abbiamo categorizzate. Scegliete e amate la vita. 20 anni, l'età di una generazione, e chiediamoci se i semi piantati in questa generazione della memoria sono germogliati. La domanda ci riporta indietro nel tempo, ancor prima della deportazione e dello sterminio, indietro agli anni del fascismo, una piantagione di veleno per la società italiana intera, di cui ancora non si è compresa l'amarezza e la latenza, della quale ancora non si ha contezza di verità e pervasività, della quale ancora non c'è stata sufficiente elaborazione e sufficiente condanna.
Conoscere le radici di questo male italiano è necessario per comprendere di cosa si nutrono coloro che oggi ne ripetono motti e ne rivestono simboli, tatuati come la corteccia di un albero. Delitti e offese all'Italia, non solo ai suoi ebrei di allora o di oggi, ma con oggi minacce spesso sottovalutate e archiviate, e i frutti velenati di oggi si nutrono delle acque più torbide che ancora scorrono nei sotterranei. Signor Presidente, la vita che scorre ogni giorno, di cui siamo noi testimoni, ci offre anche l'evidenza di una semina ben riuscita grazie agli sforzi di istituzioni e di volenterosi insegnanti, grazie al presidio costituzionale che preserva quanto radicato con la scelta di una Repubblica democratica. Giovani e giovanissimi che con le loro opere, che abbiamo potuto vedere prima nella cerimonia di premiazione, ci donano speranza, ai quali assicurare però un futuro. E questo non può che basarsi sul nostro impegno di educazione e rafforzamento di norme tese ad arginare odio e violenza. Non può che passare attraverso il varo governativo di un piano strategico per combattere l'antisemitismo, che altrimenti rischia di estendersi ancora, ammalando i nostri giovani alberi. Antisemitismo che oggi tinge nuovamente di nero nostalgico le verdi foglie. Anna Frank ci racconta nel suo diario dell'albero di castagno che vede dall'abbaino dove si reca per guardare il fazzoletto di cielo. Si consola vedendo come si riempie di foglie, dicendosi che finché questa era la natura a cui assisteva, non poteva essere triste. E con simili parole Edith Brooke racconta dell'albero di salice della sua infanzia in Ungheria e di olmo che vede dalla sua finestra del salotto, ricco di fogliame, che personalizza quella presenza nel vicolo sottostante. Di quell'albero di castagno furono presi alcuni arbusti e sviluppate un centinaio di piantine messe a terra in altri luoghi. Uno di questi alberi è piantato a Yad Vashem, a Gerusalemme, luogo di eterna memoria, un arbusto che arde per sempre, ma non si consuma. E un altro si trova alla sede delle Nazioni Unite, una memoria di pace e capacità di convivenza tra i popoli, seppur difficile, possibile. E finché ci saranno questi alberi che donano frutti di memoria e di pace, potremo trovare forza per sostenere quel terribile dolore vissuto e tramandato e radicare quel concetto di riparazione umana, di sostenibilità e responsabilità verso il prossimo. Daremo il giusto significato e associazione di perché alla conclusione esistenziale che ci pone l'Ecclesiaste. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato e sapremo celebrare quel Tu Bishvat in modo condiviso e consapevole. Grazie. Grazie mille. I vagoni sono tornati. Orrore e paura mi assalgono, mi soffocano. I vagoni sono già di ritorno. Sono partiti solo ieri sera e oggi sono qui, di nuovo, già pronti alla piazza di raccolta. Li vedi? Là, con le fauci aperte, spalancate nell'orrore. Hanno ancora fame. Niente li sazia. Aspettano gli ebrei. Quando glieli porteranno? Sono affamati, come se non avessero già divorato i loro ebrei. Ne hanno avuti tanti, ma ne vogliono di più, ancora di più. Ne vogliamo di più, molti di più. Gridano i vagoni, come freddi e spietati criminali. Di più! Non ne hanno mai abbastanza. Stanno aspettando alla piazza di raccolta. Aspettano noi, i vagoni. Aspetta noi, il treno. Altri ebrei hanno già riempito quei vagoni fino a soffocare. Ebrei morti, incastrati tra i vivi, stupefatti. Morti che stanno in piedi non potendo cadere in quella calca. Morti che nessuno potrebbe distinguere dai vivi.
La testa di un morto dondola, come se fosse vivo, e dai vivi cola il sudore della morte. Un bambino supplica la madre morta, acqua, dammi un goccio d'acqua, e con i piccoli pugni le colpisce la testa, ho sete, mamma. E là, sul treno, da quella parte, in un angolo, è successo qualcosa. Nessuno ne sa niente. Tutti però sorridono, tutti fanno supposizioni. Qualcuno è saltato dal vagone. Ascoltate, ascoltate, uno sparo. Qualcuno si è buttato e tutti sorridono, ridono in silenzio. O cari ebrei, o miei santi ebrei, ma perché siete felici? Ascoltate, l'ucraino sta sparando dal tetto. E allora? Qualcuno si è salvato. Qualcuno è libero. Si è buscato una pallottola? La vorrebbero tutti. Nessuno sarà risparmiato. Meglio morire da liberi, fra gli alberi, che... Dove? Ma dov'è che ci portano? Chi è che recita la preghiera di lutto a voce alta? Ripetetela, sì, ripetetela tutti, vi farà rabbrividire. Vagoni vuoti. Eravate pieni ed eccovi di nuovo vuoti. Cosa ne avete fatto degli ebrei? Dove sono finiti? Erano 10.000, contati, estivati, e voi siete qui di nuovo. Oh, vagoni, vagoni vuoti, ditemi dove siete stati. Solo a guardare, a vedere, a sentire tutto ciò. Ahimè, ma come fate? Anche se siete di ferro e di legno. Oh, ferro, giacevi nel profondo della terra. Legno, un giorno fosti un albero alto e fiero. E ora? Ora siete vagoni e state a guardare. Testimoni muti di un tale carico, di una tale pena. In silenzio tutto avete osservato. Ditemi, vagoni, dove andate? Dove avete portato a morire il popolo ebraico? Ma non è colpa vostra. Vi caricano e poi vi dicono andate. Vi fanno partire pieni e tornare vuoti. Voi che tornate dall'altro mondo, ditemi una parola. Vi prego, ruote, parlate. Che io pianga. Ottobre 1943. Questa poesia fa parte dell'opera Il canto del popolo ebraico massacrato, che il poeta ebreo-polacco Isaac Casenelson ha scritto durante il suo internamento nel campo di concentramento di Vittel in Francia. Il poeta morirà ad Auschwitz il 1° maggio del 1944. Casenelson ha affidato il canto a 3 bottigliette sigillate nascoste sotto un albero all'interno del campo con delle istruzioni precise. Grazie a queste istruzioni, la sua compagna di prigionia Miriam Novic ha potuto ritrovarlo, tradurlo e quindi consegnarlo alla nostra memoria. È uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Arrivò a Birkenau a soli 13 anni ed è riuscito a salvarsi alla morte in diverse occasioni, ha partecipato alla marcia della morte verso Auschwitz.
Dei 776 bambini ebrei italiani di età inferiore ai 14 anni deportati ad Auschwitz, Sami Modiano è uno dei pochi soli 25 sopravvissuti. Da anni porta nelle scuole medie superiori la sua testimonianza ed è stato protagonista dei viaggi della memoria, accompagnando gli studenti sui luoghi dell'Olocausto. Signor Modiano, buongiorno, grazie mille per essere qui, è davvero un onore. È un dovere. Quale insegnamento vuole trasmettere ai giovani, raccontando loro della sua terribile esperienza di ritorno dall'inferno di Auschwitz? L'insegnamento che do ancora tuttora, quando posso ancora, visto che c'è questa pandemia, è quello di avere speranza, di non tenere un odio, né rancore, e di fare in modo di non dimenticare anche quello che è stato, perché anch'io ero uno di loro, ero un ragazzo come loro, e ho passato delle cose terribili. Io lo faccio perché ci sono dei riscontri positivi dalla parte dei ragazzi e questo mi dà lo stimolo di continuare ancora a farlo. E i ragazzi sono la speranza del domani. Noi piano piano ci andremo via, uno per uno ce ne stiamo andando via. Ma contiamo di dare qualche cosa a questi ragazzi per fare in modo che questo non succeda mai più. Io non vorrei che questi ragazzi d'oggi vedano quello che hanno visto i miei occhi. Io sono stato uno di loro. Qui hanno detto delle cose, 6 milioni di ebrei, i miei occhi hanno visto anche ammazzare omosessuali, disabili. E io non auguro che i ragazzi d'oggi vedano quello che hanno visto i miei occhi. Perciò sono felice di quello che sto facendo, perché c'è un riscontro molto, molto, molto positivo dalla parte dei ragazzi. Lei parla di speranza, ma quindi è possibile, secondo lei, uscire da Auschwitz? È possibile ricominciare? No, non si può uscire da Birkenau, no. Auschwitz e Birkenau, non ci sono parole per descriverlo. Sì, io ho visto cose orrende, a parte di aver perso tutti, di aver visto cose orrende, ma anche cose che un ragazzo non deve vedere. Io ho perso là tutti, è stata cancellata la grande comunità di Rodi, una comunità che aveva una storia importantissima di 500 anni. Dunque, no, non si esce fuori da Birkenau. Io sono ancora là. Non potrò mai uscire, no. Lei è ancora là, però è anche qua. E quindi un modo l'ha trovato attraverso la speranza, come diceva, o attraverso l'amore, perché lei effettivamente è comunque qua anche. Difatti. Deve avere trovato un modo, l'ha trovato. Ma sicuramente bisogna continuare la vita, bisogna continuarla a farla in modo che continui, però uscire da Birkenau è impossibile. E a me personalmente, qual è un antidoto all'odio che lei può dirmi? Io sono stato educato a non aver odio e a non aver rancore di quello che è stato. E purtroppo ci sono ancora dei segni, ma questi segni purtroppo mi fanno male, è un dolore tremendo vedere cose che sono ancora alla portata d'oggi. L'antisemitismo sta crescendo, dunque tutto questo mi addolora. Però c'è sempre speranza. Il suo antidoto è la speranza. Sicuramente. Quindi.
Lei è diventato testimone, portavoce della Shoah e della memoria dopo anni. Cos'è che l'ha spinta a diventare un testimone? Ogni sopravvissuto ha una storia a sé. Io avevo 14 anni quando sono uscito vivo da quell'inferno dopo aver perso tutti quanti. Mia sorella, mio papà e tutta la mia famiglia. È evidente che quando cominci a ragionare dopo quello che è stato Birkenau, i 7 mesi, 8 mesi che ho passato, incominciano a venire fuori dei punti interrogativi. Ti chiedi perché io prima di tutto e poi ti senti male, ti senti in colpa e incominci a dirti Sami Modiano, ma perché? Perché anch'io volevo essere uno di loro, sì. E questo ti tormenta, questi punti interrogativi ti stanno facendo male in tutta la vita. Ma poi lo devi accettare, anche perché ci sono questi momenti che incominci a dirti come hai lasciato tutti dall'altra parte, te trovi da questa parte. Vedete, è una cosa che non è facile a spiegarla. È una cosa che la senti te stesso, che è difficile da farla capire anche, perché anche se parli ci sono cose che non si possono, non sono credule. Non si possono spiegare e trasmettere. Però c'è stato il momento dove mi hanno detto che anch'io dovevo rompere il mio silenzio. E questo dal 2005 ho cominciato anch'io a rompere il mio silenzio. E noi per questo la ringraziamo davvero per la sua testimonianza. Io per ringraziarla vorrei rubare le parole a Eraldo Affinati che dice: cercherò sempre, finché mi sarà possibile, di mettere alla prova le mie parole, dando loro un corpo, una figura e una radice. Ecco, personalmente la ringrazio perché attraverso la sua testimonianza, le parole che hanno attraversato la storia del Novecento, per me oggi hanno un corpo, una voce e una radice. Davvero, grazie mille. Grazie anche a lei. Grazie. Adesso invito Cesare Di Porto del Liceo Renzo Levi di Roma e Alicia Scheliga della Scuola Polacca di Roma a fare una piccola intervista alla Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Buongiorno Ministra. Lei cita spesso la senatrice Segre che ci ha definito una generazione fortissima. Queste sono parole che lei ha affermato di condividere e che indubbiamente infonde grande forza e grande coraggio in noi giovani. Ma la mia domanda per lei è: come possiamo dimostrare anche a coloro che non ripongono la sua stessa fiducia in noi di essere forti e coraggiosi? Grazie per la domanda. Liliana Segre, alla quale mando i miei più affettuosi saluti, è una donna molto forte che ha subito tanto, tanto dolore e ha avuto il coraggio, la forza di raccogliere il testimone della memoria e di tramandarlo a voi. Ha sempre amato molto la scuola, la ama ancora ed è per questo che insieme a Rondine abbiamo fatto ad ottobre un evento in cui le abbiamo dato la possibilità di parlare ancora un'ultima volta con gli studenti e le studentesse. È vero, vi definisce una generazione fortissima perché lei crede nei giovani, ha fiducia nei giovani perché crede giustamente che voi rappresentiate il futuro anche dell'Italia. E io credo in questo, per questo tante volte ho citato la senatrice Segre. Voi, lo vedo dalle lettere che mi scrivete, io provo a rispondere sempre e a chiamare anche gli studenti. Ieri ho sentito Alice, l'altro ieri Alessio, manifestate un grande senso di responsabilità. Avete bisogno di essere ascoltati e se utilizzate un linguaggio franco, schietto, attraverso il quale confrontarvi con gli adulti, come state facendo, dimostrate già di essere migliori rispetto agli stereotipi con cui a volte vi descrivono. Quindi se posso, sì, un linguaggio di pace, un linguaggio in cui prendiate tutti i valori buoni che la scuola vi insegna, perché la scuola è presidio costituzionale, lì
l'antidoto contro ogni forma di violenza verbale e fisica, contro ogni forma di odio, di razzismo, di antisemitismo. Utilizzate quel linguaggio che vi fa sentir parte di una comunità e che vi dia valori di solidarietà. Grazie, Ministra. Buongiorno a tutti. Ministra, lei l'anno scorso ha partecipato al viaggio della memoria con 100 studenti come noi. Che ricordo ha di quell'esperienza? E, inoltre, noi speriamo di poter tornare a fare questi viaggi di istruzione, ma nel frattempo il Ministero che aiuto ci può dare per continuare il nostro percorso di formazione su argomenti come quello che affrontiamo oggi? Il viaggio della memoria per me l'anno scorso è stato un momento di grande crescita personale. Tra l'altro è stata anche la prima uscita da ministro perché avevo giurato 2 giorni prima. E inaugurarla con 100 studenti è stato un privilegio. Devo dire che ho visto gli sguardi degli studenti e delle studentesse cambiare in quei luoghi. Erano partiti un po' più spensierati, li ho visti rattristarsi. Ho visto nei loro sguardi la consapevolezza che ad Auschwitz si era spenta la cultura dei diritti umani e si era acceso l'odio, si era acceso il rancore, il razzismo. Credo che in quell'occasione i miei studenti abbiano capito ancora di più quanto sia importante studiare la storia, analizzare i fatti, approfondire la storia per interiorizzarla, perché soltanto questo poi ti permette di evitare di commettere gli stessi errori del passato. La storia serve anche a questo. Quel giorno, quei 2 giorni ad Auschwitz, penso siano stati un'esperienza formidabile dal punto di vista didattico per gli studenti. Quest'anno purtroppo non è stato possibile per le motivazioni che conosciamo, però il Ministero dell'Istruzione ha fatto del suo meglio per continuare tutta l'attività formativa nei confronti del personale docente e per portare avanti tutte le progettualità, le attività legate a questa giornata. E difatti prima abbiamo anche premiato le scuole per i bellissimi progetti che hanno portato avanti. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Amici miei, vi ho riunito qui per parlarvi dopo quasi 60 anni. Questo incontro l'ho pensato e sofferto per lungo tempo. Peccato che anche voi non abbiate sentito il bisogno di parlare al vostro amico Nedo, cacciato dalla vostra scuola Gino Capponi nel lontano 1938 dalle leggi razziste. Da quel giorno, così drammatico per me e per la mia famiglia, ho sempre sognato che qualcuno mi cercasse, mi parlasse, mi spiegasse il perché di quel vostro silenzio così pesante. Ho sofferto drammaticamente la cacciata da scuola, ma ancora più la perdita di tutti i miei compagni in una giornata infausta. Mi siete mancati, anche se poi mi sono accadute vicende ancora più dolorose. Perché? Perché non mi avete detto una parola di solidarietà né durante né dopo quelle leggi barbare? Forse avete avuto paura? Non so. Da quelle esperienze e da altre ho trovato la mia saggezza e così resto con il mio dolore e lascio voi con il vostro rimorso. Malgrado tutto, vi abbraccio lo stesso e resto il vostro Nedo. Nedo Fiano, scrittore, sopravvissuto ad Auschwitz, scomparso lo scorso dicembre. Mario Castelnuovo Tedesco è scomparso nel 1968 ed è stata una delle voci più significative della musica italiana del Novecento. Nel bel mezzo di una carriera musicale e saggistica sfolgorante, viene colpito dalle leggi razziali e rimane senza lavoro. La sua musica viene messa al bando in tutta Italia. Grazie all'aiuto di Arturo Toscanini si trasferisce e trova esilio negli Stati Uniti. Di Castelnuovo Tedesco ascoltiamo Lullaby, dalla sonata per clarinetto e pianoforte, opera 128 del 1945. Claudio Cavallaro al clarinetto, Massimo Spada al pianoforte. Thank you.
Non mi resta che ringraziare gli intervenuti e le persone che ci hanno seguito. Attendiamo quindi, a conclusione di questa sentita ed emozionante cerimonia, le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Saluto i Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio, quanti ci seguono da remoto. Ringrazio tutti gli intervenuti, Eraldo Affinati e la Presidente Di Segni, per le parole puntuali e molto efficaci. Ringrazio la Ministra Azzolina, attenta alla diffusione del tema della memoria nelle scuole, e ringrazio Alice e Cesare che l'hanno intervistata. Complimenti agli artisti, l'onore a Giovanardi che ci ha anche condotto con tanta efficacia, Claudio Cavallaro e Massimo Spada che con tanta sensibilità hanno reso più intensa la celebrazione di questo giorno della memoria. Rivolgo un pensiero a Nedo Fiano, scomparso qualche settimana dietro, cui abbiamo ascoltato poc'anzi un pensiero coinvolgente e fortemente impegnativo. Un ringraziamento davvero speciale a Sami Modiano. Non è la prima volta che lo ascoltiamo al Quirinale, ma la sua testimonianza, sempre limpida e ferma, scolpita nella sua esistenza personale, coinvolge, commuove e fa riflettere ogni volta che lo ascoltiamo. Grazie di essere venuto anche questa volta. Sono passati 20 anni da quando con legge è stato istituito il Giorno della Memoria, dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. E tutte le volte ci accostiamo al tema della memoria con commozione e con turbamento, e sempre pervasi da inquietudine, dubbi e interrogativi irrisolti. Perché Auschwitz, che simboleggia e riassume tutto l'orrore e la lucida follia del totalitarismo razzista, racchiude in sé i termini di un tragico paradosso. Si tratta infatti della costruzione più disumana mai concepita dall'uomo, uomini contro l'umanità, una spaventosa fabbrica di morte, il non luogo, l'inaudito, il mai visto, l'inimmaginabile. Sono questi i termini ricorrenti con cui i sopravvissuti hanno descritto il loro tremendo passaggio in quei luoghi di violenza e di abiezione. L'abbiamo ascoltato poc'anzi ancora dalle parole di Sami Modiano. Un unicum nella storia dell'umanità, che pure è costellata purtroppo di stragi, genocidi, guerre e crudeltà. Una mostruosa costruzione realizzata nel cuore della civile ed evoluta Europa, in un secolo che pure si era aperto con la speranza del progresso, nella pace e nella giustizia sociale, che la fiducia nella scienza, nella tecnica e nelle istituzioni della democrazia. I totalitarismi della prima metà del Novecento e le ideologie che li hanno ispirati hanno arrestato la ruota dello sviluppo della civiltà, precipitando larga parte del mondo nella notte della ragione, nel buio fitto della barbarie, in una dimensione di terrore e di sangue. Ricordare e far ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti, ebrei in maggior parte, ma anche rom, sinti, omosessuali, oppositori politici, disabili, esprime dunque un dovere di umanità e di civiltà che facciamo nostro ogni volta con dolorosa partecipazione. Ma faremmo un'offesa grave a quegli uomini, a quelle donne, a quei bambini mandati a morire nelle camere a gas
se considerassimo quella infausta stagione come un accidente della storia, da mettere tra parentesi, se insomma rinchiudessimo soltanto nella memoria quei tragici accadimenti, chiudendo gli occhi sulle origini che hanno avuto e sulle loro dinamiche. Il fascismo, il nazismo, il razzismo non furono funghi velenosi nati per caso nel giardino ben curato della civiltà europea. Furono invece il prodotto di pulsioni, di correnti pseudoculturali e persino di mode e atteggiamenti che affondavano le radici nei decenni e persino nei secoli precedenti. Certo, nei salotti di tante parti d'Europa, dove a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento si conversava con irresponsabile civetteria di gerarchia razziale, di superiorità ariana, di antisemitismo accademico, forse nessuno avrebbe pensato che si sarebbe poi arrivati un giorno a quella che fu crudelmente chiamata soluzione finale, ai campi di sterminio, ai forni crematori. Ma le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze. Quelle idee e quei pensieri grotteschi, nutriti di secoli di pregiudizi contro gli ebrei, rappresentarono il brodo di cultura nel quale nacque e si riprodusse il germe del totalitarismo razzista. Rimasto per molto tempo allo stato latente, esplose e si diffuse con violenza inimmaginabile quando infettò organismi politici e sociali indeboliti e sibrati dalla crisi economica esplosa dopo la Grande Guerra. La disperazione e la paura del futuro di fronte all'inefficacia e alle divisioni della politica spinsero molte persone a consegnare il proprio destino nelle mani di chi proponeva scorciatoie autoritarie, ad affidarsi ciecamente al carisma magico dell'uomo forte. Credere, obbedire e combattere, intimava il fascismo. Obbedienza incondizionata ad Adolf Hitler, giuravano invece i soldati e i funzionari del regime nazista. La fiducia nel potere diventava un atto di fede cieco e assoluto. L'arbitrio soppiantava la legge. L'uso abile e spregiudicato dei mezzi di comunicazione più moderni del tempo e l'instaurazione di un regime di terrore che stroncava ogni forma di dissenso completarono quell'opera nefanda. Violenza, paura, sopraffazione, persecuzioni, privilegi, razzismo, culto del capo erano le autentiche fondamenta del nuovo ordine politico e sociale propugnato dal nazifascismo. Scrisse nel 1931 Lauro De Bosis: l'atteggiamento che consiste nell'ammirare il fascismo pur deplorando gli eccessi non ha senso. Il fascismo non può esistere che grazie ai suoi eccessi. I suoi cosiddetti eccessi sono la sua logica. La logica di quegli eccessi contro la cultura e contro la dignità umana, contro la dimensione personale di ogni cittadino, connaturata a tutti i totalitarismi, fece deviare bruscamente il corso d'Italia e Germania. Si trattava di paesi di antica tradizione cristiana e umanista, culle del diritto, dell'arte, del pensiero, della civiltà. Le dittature li precipitarono in un universo tetro, senza libertà e senza umanità. Una dimensione fatta di odio e di paura che inevitabilmente portò alla soppressione fisica di chi veniva definito diverso e scatenò, per brama di conquista e di potenza, il più micidiale e distruttivo conflitto che la storia dell'uomo rammenti. La circostanza che i dittatori trovino nelle loro popolazioni per qualche tempo larga approvazione e ampio consenso non attenua per nulla la responsabilità morale e storica dei loro misfatti. Un crimine e un crimine contro l'umanità resta tale, anche se condiviso da molti,
aggiungendo all'infamia la colpa di aver trascinato in essa numerosi altri. Questa constatazione, persino ovvia, ma talvolta posta in discussione, ci obbliga piuttosto, ancora una volta, a fare conti senza infingimenti e con coraggio con la storia nazionale e a chiamare gli eventi con il loro vero nome. Nei saloni del Quirinale, esposto da alcuni mesi insieme ad altre pregevoli realizzazioni artistiche contemporanee, un'opera del maestro Emilio Isgrò, dal titolo «Colui che sono». Isgrò vi ha cancellato a una le parole contenute negli articoli delle famigerate leggi razziali italiane del 1938. Quelle cancellature non rappresentano una rimozione, tutt'altro. Le pagine di quel provvedimento, infame e infamante, rimangono infatti ben visibili, sia pure sotto fitti tratti di penna. La Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, ha cancellato le ignominie della dittatura, ma non intende dimenticarle, non vanno dimenticate. Per questa ragione, la memoria è un fondamento della Repubblica, che si basa sui principi di eguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento pieno e inalienabile dei diritti universali dell'uomo, di ciascuna persona, contro la barbarie dell'arbitrio, della violenza, della sopraffazione. La memoria che oggi celebriamo qui e in tante altre parti del mondo non è dunque gettare lo sguardo su una fotografia che sbiadisce con il trascorrere del tempo, ma un sentimento civile, energico e impegnativo, una passione autentica per tutto quello che concerne la pace, la fratellanza, l'amicizia tra i popoli, il diritto, il dialogo, l'eguaglianza, la libertà, la democrazia. Nei giorni scorsi Edith Bruke ha detto che sull'Europa intera sta tornando una nuvola nera. Confido che non sia così, anche per la fiducia nella grande storica costruzione di pace rappresentata dall'Unione Europea, nata dando centralità alla persona umana sulla base dell'amicizia tra i popoli del continente e mettendo in comune il loro futuro. Ma quell'appello, quell'avvertimento non va dimenticato. Sta a noi impedire che quel che di così turpe è avvenuto si ripeta. Sta a noi vigilare e guidare gli avvenimenti e trasmettere alle future generazioni i valori della civiltà umana. Un discorso tutto concentrato, lo avete sentito, su questa giornata dedicata alla memoria, quello del Capo dello Stato ha ricordato la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, è tornato sull'importanza di mantenere viva la memoria, sentimento civile, energico, impegnativo, una vera e propria passione autentica per la pace e per l'amicizia fra i popoli. Ecco, il Capo dello Stato saluta le autorità in sala, gli ospiti e Sami Modiano, l'ospite diciamo più significativo di questa giornata. Ha chiuso il Capo dello Stato con delle parole di fiducia nei confronti dell'Europa, ha ricordato ciò che ha detto la scrittrice Edith Bruke, una nuvola nera si addensa sul continente, ha detto io confido che non sia così perché ho molta fiducia nella capacità di costruzione della pace che l'Europa ha dimostrato in tutti questi anni. Dunque un discorso molto denso, importante, una pausa nell'agenda del Presidente che come sapete oggi è diciamo dedicata anche per la prossima metà alla crisi. I due Presidenti di Camera e Senato che avete visto seduti in prima fila dunque torneranno, saliranno di nuovo al Quirinale nel pomeriggio per avviare così il processo delle consultazioni. La prima a salire sarà la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati alle 17, alle 18 seguirà
il presidente della Camera Roberto Fico. State vedendo nel frattempo il presidente del Consiglio Conte. Ricordiamo, ieri Conte ha rimesso il suo mandato nelle mani del capo dello Stato, rimane in carica per gli affari correnti. Il capo dello Stato si è riservato di decidere, questa è la formula di rito. In realtà la crisi, il processo della crisi è appena cominciato e saranno le consultazioni, diciamo, a mettere la parola più chiara, diciamo, su quello che sta accadendo nella dinamica tra il Parlamento e il Presidente del Consiglio. Ecco, adesso vediamo Conte che lascia la sala. Noi vi ricordiamo che alle 13.30 sulla crisi di governo e anche su questa giornata dedicata alla memoria della Shoah, noi torneremo. Dunque vi diamo appuntamento al TG1 alle 13.30. Grazie a tutti di essere stati con noi. Arrivederci.